Buongiorno Luigi Di Maio. Buongiorno a voi, buongiorno. Come sta? Bene, lei? Anch'io sto abbastanza bene, sono contento di sentirla. E le dico subito che le do questa notizia. Ieri è cominciata la campagna elettorale, scrive Giavazzi. Se ne ha accorto. Ma non me ne sono accorto perché a me sembra di stare in campagna elettorale ormai da anni, perché questa legislatura doveva finire un anno dopo, alla fine sono riusciti a portarla fino a 5 anni pur di restare attaccati a quella seggiola. Adesso finalmente per la Costituzione andiamo a votare a marzo, però non credo che la differenza lo farà la campagna elettorale nel risultato, lo farà la credibilità che ogni forza politica ha dimostrato in questi anni. Quindi noi racconteremo quello che vogliamo fare per il Paese, ma l'abbiamo già proposto, in alcuni casi lo abbiamo già dimostrato che eravamo pronti a farlo. Allora, senta Di Maio, ieri abbiamo sentito varie proposte, no, da parte dei... qualcuno le chiama promesse, io direi proposte, da parte di Renzi, 80 euro estesi alle famiglie, poi servizio civile obbligatorio, legge sulle fake news, dall'altra parte Berlusconi a un aumento delle pensioni, stop al bollo auto, insomma varie cose. Allora ci dica intanto i suoi primi 100 giorni qualora diventasse Presidente del Consiglio alle prossime elezioni. Diciamo prima di tutto che le promesse valgono nel momento in cui chi le fa non ha avuto già l'opportunità di governare, perché sia quei due signori che citavo prima sono due persone che fanno promesse pur avendo governato uno gli ultimi 3 anni e un altro per circa un ventennio. Dal nostro punto di vista in questi anni abbiamo cercato di fare in piccolo quello che vogliamo fare al governo nazionale quando arriveremo a Palazzo Chigi. Io e gli altri colleghi del Movimento 5 Stelle abbiamo tagliato i nostri stipendi, abbiamo creato 20 milioni di euro di fondi dai tagli dei nostri stipendi che hanno dato vita a 7.000 imprese e 13.000 posti di lavoro. Non abbiamo risolto i problemi del paese, però le sto dicendo un modello di paese. Per le imprese e per il costo del lavoro degli imprenditori serve una manovra shock. Abbassare tasse sulle imprese, abbassare tasse sul costo del lavoro, quindi sul costo, il costo del lavoro, si può fare in due modi, sia attingendo dagli sprechi di questo paese attraverso la spending review, ma anche in deficit. Io sono stato negli Stati Uniti 2 settimane fa, lì stavano votando la riforma del fisco, la finanziano per 3 anni in deficit, poi sale l'economia, ripagano il debito e rifinanziano la misura. Su questo poi torniamo. L'altro punto importante, il secondo e ultimo dei due più importanti in questo momento, sono le famiglie. Chi fa un figlio in questo paese non ha nessun supporto dallo Stato, infatti siamo l'ultimo paese per nascite, la Francia è il secondo paese in Europa per nascite, ma l'Italia è il primo per desiderio di fare figli. Qual è il punto? Che bisogna finalmente avviare una serie di misure di assistenza alla famiglia, per cui quando è un figlio lo Stato ti aiuta anche nel comprare i pannolini, anche nel pagare il babysitter e con corsie preferenziali per sanità e istruzione. Questo lo fa la Francia finanziandolo, anche sforando alcuni patti di bilancio con l'Unione Europea. Noi lo vogliamo fare in Europa e prenderemo il modello francese e lo applicheremo in Italia per le politiche alla famiglia. Questo ci consentirà finalmente di rifinanziare tutto il resto, perché in questo paese finché moriranno più persone di quante ne nascono, possiamo parlare di pensioni, sanità, istruzione, ma non riusciremo a finanziare i servizi se non rimettiamo in moto la crescita della democrazia. Allora, cominciano ad arrivare varie domande, io ne faccio subito una, poi sottoporrò anche quelle degli ascoltatori. Fake news, ci sarà una legge sulle fake news, ma soprattutto, questo ha promesso Matteo Renzi, ma soprattutto ieri ha detto Lega 5 Stelle vi abbiamo sgamato, siete voi a mettere in rete le fake news, la questione è nota, il New York Times, l'inchiesta che è stata fatta, che parla della ipotesi di una di un'influenza importante delle fake news alle prossime elezioni, insomma siete stati attaccati duramente. Qual è la risposta Di Maio? Io ho letto più volte in questi giorni che sia alcuni quotidiani sia alcuni leader di partito sono preoccupati per l'esito delle elezioni politiche perché potrebbe essere condizionato da false notizie. Prima di tutto dico, a me preoccupa più il voto di scambio che le bufale, ma questo non è un tema da sottovalutare ed è per questo che in questi giorni ho detto prendiamo due piccioni con una fava, chiediamo che le elezioni politiche del 2018, come già fu nel 2006,
vengano monitorate dall'OSCE, in modo tale che questo organismo internazionale possa monitorare sia il corretto svolgimento delle votazioni, ma anche della campagna, perché questo che fa l'OSCE quando ci sono informazioni deviate. Poi dico anche un'altra cosa, c'è una bruttissima prassi e abitudine della politica in Italia. Ogni volta che c'è un problema si vuole fare una nuova legge. In realtà, per combattere le fake news basterebbe una RAI libera dai partiti, degli editori politici che gestiscono i giornali e una cultura dell'informazione politica che porti avanti la verità. Perché se Matteo Renzi perse il referendum, ha perso le politiche, ha perso le comunali, ha perso anche le regionali in passato e sta per perdere le politiche, è perché pure lui ha governato con le fake news, facendo delle promesse agli italiani che non ha mai mantenuto, o addirittura diffondendo le notizie non vere. Ma lei se la ricorda la scheda elettorale del Senato con cui lui promuoveva il sì al referendum? Mai esistita. Allora, su questo serve responsabilità politica. Io non sottovaluto questo tema, però dico, dopo quello che ho visto in Sicilia, se in Sicilia si fossero monitorate le elezioni avremmo vinto noi, perché quello che è uscito fuori dalle elezioni siciliane è che ci sono migliaia e decine di migliaia di voti di scambio che si sono fatti e i magistrati adesso stanno accertando con le inchieste. Allora, è molto probabile che il Movimento 5 Stelle non raggiunga la maggioranza assoluta. Come pensa quindi di governare senza alleanze? Troppo facile fare sempre opposizione, dice Vito di Sesto San Giovanni. Infatti, tra l'altro, io parlo da Milano, quindi siamo vicini a Vito Sesto San Giovanni. Certo. Prima di tutto dico una cosa, anche le coalizioni non raggiungeranno il 51% in queste elezioni politiche, e sono non delle coalizioni ma delle ammucchiate. Quella di centrodestra si sfalderà il giorno dopo, Salvini andrà per i fatti suoi, quella di centrosinistra si è già sfaldata, ci saranno due sinistre che si combatteranno alle elezioni. Bisogna capire cosa significa vincere le prossime elezioni politiche. Per noi che siamo la prima forza politica del paese al 30%, ricordo che quella di Berlusconi è al 15% e quella di Renzi è al 23% dall'ultimo sondaggio, significa impedire a PD e Forza Italia di fare il 51% insieme, il 51% dei seggi, cioè l'inciucio. Se impediremo questo inciucio, la prima forza politica del paese saremo noi, il più grande gruppo in Parlamento saremo noi e chiederemo l'incarico di governo. Ci presenteremo alle Camere e diremo a quei signori: o ci votate la fiducia con una convergenza sui temi, oppure ce ne andiamo tutti a casa. E questo mi fa ben sperare sul fatto che potrà partire un nostro governo. Ho votato 5 Stelle ma sono confuso, mi sembra manchino persone a parte Di Maio e Di Battista che ispirino fiducia. Insomma, questo è Carlo da Milano, però io adesso le faccio sentire un'altra cosa invece. Ma Di Maio ha un bel faccino, è un ragazzo che in televisione... Ma lei oggi già ha detto... L'ho chiamato una bella meteorina, riferendomi alle meteorine di Emilio Fede. Allora, una bella meteorina che risponde a Berlusconi, ha definito meteorina, poi ha detto che lei non ha mai lavorato, che ha fatto lo steward per vedere le partite gratis. Sono una decina di giorni che sia l'uno Berlusconi che l'altro Renzi mi attaccano continuamente, perché sanno di stare dietro, nei sondaggi lo vediamo, ma anche nel paese loro sono indietro e mi attaccano. Io non gli rispondo, dico soltanto una cosa: mio padre votava Berlusconi, lo votava perché aspettava la rivoluzione liberale, quella dell'abbassamento delle tasse e la sburocratizzazione. In 20 anni non è stato capace. La faremo noi questa rivoluzione liberale, perché quando io dico che in questo paese servono meno leggi, e sono al nord per ascoltare gli imprenditori, le attività produttive, i professionisti che mi diranno quali leggi abolire, perché ne dobbiamo abolire a centinaia, non farne di nuove, porteremo avanti quel disegno che lui voleva portare avanti per le imprese, ma non è stato capace di portare. Poi è un simpatico signore che fa delle bellissime battute, però sta utilizzando con noi i metodi che la sinistra utilizzava con lui, e infatti la sinistra perdeva sempre quando lo attaccavano in maniera bieca e aggressiva. Io non ci casco in questa cosa e non ci voglio entrare. Senta una cosa, sul tema dei migranti, quale sarà la posizione? Prima di tutto dobbiamo dirci una cosa: l'Italia e gli italiani spendono circa 4,5 miliardi di euro per l'accoglienza. Io penso che questi 4,5 miliardi di euro all'anno che spendiamo, l'Unione Europea ce ne mette solo 100 milioni, noi italiani 4 miliardi e mezzo, saremo molto felici di spenderli in cooperazione internazionale nei paesi di provenienza di queste persone. Allora io dico una cosa: da una parte dobbiamo abbattere i muri, perché esistono i muri
in filo spinato che si stanno alzando in Europa, ma anche quelli fatti dai trattati. Il regolamento di Dublino impedisce a chi viene in Italia, a chi migra in Italia, di andare negli altri paesi europei, e quindi noi chiediamo una ripartizione per quote. Quando arrivano 100 migranti qui, 90 vanno negli altri paesi, 10 restano in Italia. Ma se noi vogliamo parlare per esempio di rimpatri, cioè di riportare a casa chi non può stare qui, dobbiamo parlare di cooperazione internazionale, perché per me il rimpatrio significa riportare in un paese migliore un migrante che viene da un paese devastato in cui l'Italia fa cooperazione internazionale e fa politiche di sviluppo. Okay. Quindi questi sono i due principali... Allora andiamo velocemente perché siamo in conclusione. Gallitelli Premier, dice Berlusconi, che ne pensa? Questo è il Totonomi, io non voglio entrare nel Totonomi, le dico che noi presenteremo una squadra di governo agli italiani prima delle elezioni politiche, la comporrò io con tutto il resto del Movimento 5 Stelle, presenterò il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro degli Esteri agli italiani, il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Ma qualche nome ce lo può anticipare? No. Presto li conoscerete, il nostro obiettivo. Quando? È non far votare a scatola prima delle elezioni politiche. Il nostro obiettivo è non far votare a scatola chiusa agli italiani. Se votano il Movimento 5 Stelle devono sapere chi sarà per il Movimento 5 Stelle il Presidente del Consiglio dei Ministri e i suoi ministri. In questi anni abbiamo votato Berlusconi, ci ritrovavamo Monti, votavamo Bersani, ci ritrovavamo Letta. Usciremo dall'Europa se il Movimento 5 Stelle dovesse governare questo paese? No, resteremo nell'Unione Europea, ma ricontratteremo alcuni trattati come quelli che stanno distruggendo l'agricoltura, come quelli che impediscono agli imprenditori di accedere al credito come i parametri di Basilea, e lo faremo portando a quei tavoli un semplice peso contrattuale, nell'ambito del dialogo. Noi diamo ogni anno 20 miliardi di euro all'Unione Europea, ce ne rientrano soltanto 12. O ci ascoltano, o una parte di quei 20 miliardi cominciamo a darli alle imprese italiane che stanno subendo alcune regole scellerate europee. Allora, grazie Luigi Di Maio, noi la ringraziamo molto e poi ci risentiremo prima delle elezioni ovviamente. Grazie, buona giornata.